Host 2023 continua. Siamo allo stand di Carpino SRL, la società italiana che commercializza prodotti monouso per il catering e l'oreca. Siamo con Antonio Carpino, il responsabile commerciale dell'azienda, che saluto. Bentornato Antonio. Bentornato anche a te, grazie. Siamo di nuovo ad Host, siamo presenti come sempre con la massima volontà di fare bene. Allora Antonio, voi siete qui con il vostro stand con un appuntamento ormai fisso, è una costante per la Carpino SRL e a ogni appuntamento ci sono delle novità. Quali sono le novità presentate nel corso di questa edizione? Beh, quindi Host per noi non è più solo caffè. Oggi abbiamo una linea di tovaglioli importante che presentiamo per la ristorazione. Lo definiamo un po' come il mercato lo definisce, un tovagliolo tasca, laddove il materiale è un materiale si chiama Airlaid, produce tovaglioli piegati in modo che si possano infilare delle posate. Antonio, voi avete in ogni caso in esposizione più set che rappresentano i vari prodotti dell'offerta Oreca. Sì, sì, abbiamo veramente una gamma completa, dal tovagliolo monovelo ai tovaglioli in due veli, tre veli, in air lead, stampati a 1, 2, 3, 4 colori con diverse possibilità di stampa. E oltre questo abbiamo shopper in carta, abbiamo bicchieri, abbiamo dei dispenser per l'erogazione di questi tovaglioli. Allora Antonio, qual è l'indirizzo per mettersi in contatto con voi, chiedere un preventivo senza alcun impegno o comunque maggiori informazioni sui tanti prodotti che avete a catalogo? Grazie, questo è un ottimo assist per presentare il nuovo sito che abbiamo messo in linea adesso, proprio in occasione della Fiera Host. Il nostro sito è carpinosrl.com, quindi qualsiasi vostra richiesta è su info@carpinosrl.com. Noi ci rivedremo al prossimo appuntamento fieristico, che potrebbe essere SIGEP. È SIGEP. Era naturalmente un altro assist per chiederti: ci sarete quindi, vero? Ci siamo al SIGEP e anche lì abbiamo delle cose belle che presenteremo. E noi ci saremo per documentarle ancora una volta. Grazie Antonio. Grazie a tutti.